się w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Bądź blisko naszym winnym, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Matko Boża, prosi za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto. Jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Dal Vangelo di San Luca. I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza. Ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fece una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che lo udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: Figlio, perché ci hai fatti così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Ed egli rispose: Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Ma essi non compresero le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazareth e stava loro sotto presso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e a Dio. Fratelli e sorelle, con la preghiera per la famiglia composta dal Papa Francesco, ricordiamo tutte le nostre famiglie, tutte le situazioni di precarietà, di disagio, di sofferenza, ma nello stesso tempo di grande bene questi possono testimoniare. Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo lo splendore dell'amore vero. A voi ci rivolgiamo. Santa Famiglia di Nazareth, rendi anche le nostre famiglie luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, autentiche scuole del Vangelo e piccole chiese domestiche. Santa Famiglia di Nazareth, mai più nelle famiglie si facciano esperienze di violenza, chiusura e divisione. Chiunque è stato ferito o scandalizzato conosca presto consolazione e guarigione. Santa Famiglia di Nazareth, che la Chiesa possa ridestare in tutti la consapevolezza del carattere santo.
Lazzaro, che inviolava nella famiglia la sua bellezza nel progetto di Dio. Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltate, esaudite la nostra supplica. Amen. Amen. Oh.
za nami. Módl się za nami. Módl się za nami. Módl się za nami. Módl się za nami. Et cum Spiritu tuo. Deo gratias.